Allora amici, buonasera. Oggi vorrei fare un video su un argomento che mi ha sempre incuriosito, cioè l'argomento dello scemo del villaggio, in inglese Village Idiot. E mi ha stimolato molto una canzone di questo grandissimo cantautore irlandese, Van Morrison, che questo capolavoro eccezionale, un disco, si chiama Hymn to the Silence, Inni al Silenzio, un disco meraviglioso. E ecco, in questo disco lui, qui ci sono foto dell'Irlanda, della sua città, delle sue strade dove viveva da bambino. Allora, praticamente, questo tema dello scemo del villaggio è più importante di quello che possa sembrare, perché secondo me, ad un occhio molto materialista, se una persona è molto materialista, uno scemo è solo uno scemo, ok? E allora anche un personaggio di un film che recita la parte di uno scemo è solo uno scemo, non fa neanche ridere, è talmente scemo che non fa neanche ridere. Invece anche nell'arte c'è sempre stato, ci sono stati sempre dei significati, però del discorso dell'arte ne vorrei tornare dopo. Adesso voglio dire una cosa qui, che praticamente perché si dice lo scemo del villaggio? Perché in ogni villaggio, in ogni paese, ce n'è almeno uno, ok? Uno, due, tre, cinque. Anche al paesino mio dove l'estate crescevo, insomma, ce n'erano almeno due o tre, ok? E in particolare io me ne ricordo uno, ma non voglio citare nomi, ok? Però io ho notato una cosa, che questo scemo del villaggio era il sindaco, cioè era il vero conoscitore del paese, perché camminava continuamente, conosceva ogni ciottolo, c'aveva sempre gli anfibili, prendeva calci, sti sassi, però camminava per tutto il paese, per le frazioni, no? Sai com'è, i paesini hanno le frazioni, le zone periferiche che hanno altri nomi, orgogliosi di essere frazioni, perché ognuno vuole amare le proprie origini, la propria identità. Comunque, e questo particolare, questo qui, questo scemo del villaggio, che non bisognerebbe chiamarlo così in realtà perché sono esseri umani, e camminava per tutto questo. Nel frattempo ho messo la canzone di Van Morrison che dicevo, Village Idiot, poi ne parlerò un attimo. Allora, dicevo, sembrava come il vero conoscitore del paese, perché conosceva ogni sasso. Cioè, perché per conoscere le cose ci devi stare in mezzo, no? E lui fisicamente stava sempre sulla strada, camminava di giorno, forse pure qualche volta di notte, lo trovavi sempre, lo conoscevano tutti, lo salutavano tutti. E sono persone che soffrono perché capiscono di essere diversi dagli altri, qui gli psicologi ne potrebbero dire molto di più di me, però io credo che loro soffrono molto perché si sentono diversi. Vedono che gli altri giudicano diversamente, qualcuno stupido li prende anche in giro o, come è successo, qualcuno gli mena pure, vi ricordate? Episodi tristissimi. Comunque, praticamente, però sono loro i veri conoscitori del paesino dove vivono, ma soprattutto voglio dire questo, che non possiamo fermarci ad una visione materialistica anche di queste persone, come di niente in realtà nella vita. Perché se tu li guardi soltanto con occhio materialistico, quello è solo uno scemo, ok? Ma no, non è solo uno scemo, perché intanto è una persona, non è neanche un animale, è una persona, ok? Già gli animali hanno una loro, qualcosa ci avranno, non so se hanno un'anima o che cosa, ma insomma sono senzienti, no? Quelli sono comunque persone, ok? Quindi loro non possono esprimersi, non ti possono dire tutto come noi, più o meno, che forse straparliamo anche, insomma, no? Però loro hanno una loro vita interiore che purtroppo non riescono a comunicare, tranne in qualche piccolo episodio. A volte escono fuori anche delle macchiette di questi personaggi, no? Delle scene anche comiche e altri episodi, a volte pure episodi, a volte possono esplodere in rabbia, picchiare qualcuno perché vivono, secondo me, compressi nel loro isolamento per il fatto di essere diversi. E va bene.
Quindi secondo me non ci dobbiamo fermare ad una visione materialistica che loro sono veramente scemi come sembrano. A parte che secondo me quando Gesù nel Vangelo dice le prostitute e i ladri vi precederanno nel paradiso, o anche pure i matti, voleva dire forse, cioè nel senso noi non possiamo sapere che cosa c'è dietro, dentro veramente una persona, perché noi ci basiamo moltissimo, troppo, sul look e poi anche su quello che noi vogliamo trasmettere, più o meno cerchiamo di trasmettere la nostra maschera, una nostra immagine, mentre loro diciamo questa cosa non ce l'hanno, non la sanno fare, però non sono quello che sembrano. Uno scemo non è solo uno scemo, è un essere umano, ok? Oh. Quindi non siamo così materialisti da pensare che loro siano soltanto uno scemo, ok? Sono persone, ok? E forse ci precederanno nel paradiso se abbiamo la fortuna di andarci, no? Come diceva Gesù. Ma volevo dire che anche nell'arte, gli artisti, secondo me, sono i veri conoscitori dell'animo umano, a parte forse i psicologi, e io li ammiro.